Bene ragazze, questo è il mio torso, terza registrazione di oggi. Ho già pianto, stavo pregando, io quando prego mi emoziono tanto e sono sentendo musiche con molte cose e piango, quindi pianco, ho pianto anche quel trucco, se mi sono guardati gli occhi un po' così. Bene, adesso voglio farvi vedere a voi come pulisco i miei pennelli. Ops, non cade amico, non cade. Questo qua non sono tutti i miei pennelli, però sono quelli che lascio qua sotto per tutti i giorni, no? Per il mio utilizzo di tutti i giorni. Prima di tutto, io ce l'ho questi struccanti, sono verdi struccanti, che io non uso nel viso, perché sapete che questo qua non è buono per, non è buono per l'ambiente e tutto. E stavo solo riscaldando qua la cosa, l'acqua. Non è buona per l'ambiente, tutto, quindi scusate il rumore dell'inizio del video. Quindi lo uso solo per questo qua, o per pulire i cassetti, o per pulire questo qua, perché lo devo fare. Però a volte è caduto nell'acqua, quindi ha perso un po' il suo compito, un po' dei prodotti. Sto buttando via. Quindi prendo. Non rimane 100%, per questo che tutte le mie cose sono senza colore, senza nome, i miei prodotti, perché io li uso, li pulisco così, perché io con le mani sempre sporco tutti i cavi delle cose, tutto. Quindi provo a pulire. Questo qua è una marca che costa pochissimo nel Brasile, sono un po', vabbè, costa poco, però questo qua subito si rovina e tutto, quindi non è 100%, per me non ha valuto tanto la pena. Manca uno qua, vabbè. È strano, e questo qua è la mia mano, quello che mancava. Quindi io vengo, non vado a far vedere a voi come pulisco tutto. Questo qua in realtà a volte uso per quando voglio una che copre tanto le occhiaie, che quasi mai, che beh, non mi interessa tanto quello, sai, solo quando sono impazzita. Però questo qua uso di più per mettere la mascara, la gilla, quelle cose. Io oggi vado a lavare il viso e vado a mettere una maschera. Questo qua è il mio hairline che respiro. Ho pulito pure le matite e quindi vai, diciamo come io faccio con quello là. Io bagno questa parte qui del pennello, come ho fatto con qua. Prendo una saponetta così, anche può essere un idratante o non idratante, lo giro qua nell'acqua e poi li passo sotto l'acqua così. Il pacco le esce già dal corpo, già sotto l'acqua. Vado qua a girare la cosa per far vedere a voi com'è davvero. Ok ragazzi, ho messo qua il video grande, guardate qua tutta la sportice che sto facendo per fare questo video per voi, perché di solito non è sporco nient'altro. Quindi bagno, prendo questo e vedete che è già quasi tutto pulito, più o meno, poi passo di qua, passo di là e adesso tolgo l'eccesso. Potete vedere c'è ancora un po', perché questo qua è quello di fondotinta e è quello che di solito io uso un sacco di volte prima di che in realtà io lo devo pulire, quindi accumula davvero tanto sporco. Però questa qua è l'unica forma che io riesco a lavare qua a casa, non caldissima, calda, non sento abbastanza che riesco a mettere la mano solo senza bruciarmi. È l'unica forma che io trovo da lavare senza avere quel problema di rimanere sempre sporca. Questo è sempre quello più difficile da lavare, come vedete, perché è con fondotinta, è un fondotinta, quindi è uno che di solito
rimane lo sporco dentro delle feci, come potete vedere, guarda, qua dentro in mezzo c'è lo sporco, e questo qua è l'unica forma che io ho trovato che davvero pulisce anche all'interno. Perché se io vado a mettere solo i saponi, niente faccio. Devo fare un sacco di acqua, non si pulisce niente. Dai. Ok. Questo è pulito. Il resto di solito io riempio di acqua e faccio qua. E poi alla fine prendo una salviettina, pulisco tutto. Questo qua adesso lo vado a mettere di là, perché io vado a prendere il mio condizionatore e praticamente riempio un bicchiere di acqua qua, non che qua è troppo, un bicchierino di acqua e li bagno, metto il condizionatore dentro, li bagno e li faccio condizionare. Poi io neanche lo asciugo, ma lascio il condizionatore in lui, il condizionatore che sarebbe il balsamo, e giro qua per parlare meglio. Quindi ragazzi, come stavo dicendo a voi, prendo già un altro pennello. Io vado a prendere il balsamo, e faccio, quello lì con il balsamo. Vedi, questo qua è quello di cipria. Io non lascio, l'unico che lascio tanto tempo acceso l'acqua è quello lì, di solito io sempre vengo e chiudo. Perché non c'è bisogno, pronto, questo è già pulito. Sai cosa faccio? Prendo l'asciugamano che ce l'ho lì, per non lasciare tutto bagnato qua, li metto già questi pennelli lì sopra, che poi vado a fare solo con il balsamo che io utilizzo. Normale che io sto usando per la doccia, che è un balsamo, guarda, che è per uno di quelli che costano poco, idrata tanto e lascia le mie cerde più belle, nel senso senza essere tutte brutte così. E ragazzi, è una cosa facile da fare, e io già ho provato, usato, comprato dei prodotti, fatto tante cose e niente, per me è sempre una cazzata. Dovete stare sempre attento anche da non bagnare tanto, non fare entrare acqua qua dentro. Questo qua sono dei miei pennelli meravigliosi, perché questi qua sono di serde naturali, tutto, e quindi sono meravigliosi. Il mio sogno è comprare un kit intero, non di questo qua ma di questa stessa marca, che è della LF Pro, che mi piace tantissimo, che fino adesso sono i miei pennelli preferiti di tutti. Io voglio comprare tutti i kit di loro, però vendi solo in Brasile, perché è una marca professionista brasiliana. E non ho comprato ancora, perché non lo so a caso di quale amico mandare, sai, poi non lo so la data giusta che vado in Brasile, quindi ho paura che esca di linea, perché i kit, perché questa qua che fa questi pennelli adesso sta facendo altri pennelli, che lei ha detto che adesso sono più belli, tutto, nel senso fate più meglio la parte della struttura. Questo qua è anche di quello che costa poco, ancora più bello qua nella struttura, e praticamente le venderà tutti separato, che per me sarà un problema, che dovrò comprare uno per me. Però penso di riuscire a comprare quello Kitty prima che lei tolga, perché per me quello è un sogno di anni. Dai ragazze, io l'ho spiegato bene, non penso che c'è bisogno di far vedere anche i mettendo di balsamo, e spero che vi piaccia questo video. Magari si fate di un'altra forma che sia meglio di questa, però io ci ho provato di tutte, guardate tutti i tubi, perché questa qua non ho inventato io sicuramente, ma questo qua li faccio io da sola, nel senso mi ha detto che non fa a fare così, perché dicevano che non fa bene usare
sapone, così, però se tu idrati, guarda che ti dico, non cambia niente. Idrati bene, perché io già ho lavato pure con quelli care, mi senti idratare, ci ha fatto diventare brutti i pennelli. Questo è il primo lavaggio del mio pennellino. Il primo lavaggio di lui e dov'è l'altro? Sarà il primo lavaggio anche di questo qua. Oddio. A me mi piacciono anche i pennelli della Kiko, guarda, sono abbastanza nel senso. Vedi, quello là però è uscito un po', non so, è uscito un po', però il primo lavaggio va bene che esca un po' delle sebbe. Non mi piacciono, non tutti, però io vado là e tocco, sempre che vado tocco, vedo. E questi di sfumare così sono, di solito sono buoni. Nel senso, c'è di peggio, diciamo. Dai. Un bacione, spero che vi piaccia questo video. Iscrivetevi sotto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Alla prossima. Bene, ragazzi, cosa faccio vedere? Come faccio con il pennello? C'è qua il pennello e praticamente ho messo i balsamo qua. Sto entrando nel mio stesso video per far vedere a voi cosa faccio. E praticamente ho messo il balsamo qua in quest'acqua. Lo vado, lo metto il pennello qua nel balsamo, nell'acqua con balsamo, e tolgo l'eccesso di acqua e sento già tanto più morbido, che era duro perché era lavato con la saponetta, no? E quindi, ragazzi, così sono tutti condizionati i pennellini e sarà un'altra storia. E possono essere già riutilizzati. Vedi quanto è pulito, non rimane con le marche, è pulitissimo. E era questo. Sono in mezzo al mio video per far vedere quanto sono pigra io.